Una delega alla gestione della banca da parte dei soci, i veri proprietari dell'istituto cooperativo. Questo è il commento del vicepresidente Luci Bello a pochi giorni dall'elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Banca del Cilento. Il vicepresidente traccia le linee di sviluppo futuro. Noi siamo stati delegati dalla base, dai veri proprietari della banca, come tu hai detto, che sono i soci, i nostri soci, 2150 soci, a cui noi ringraziamo per la fiducia che ci hanno voluto dare, per il messaggio che hanno recepito e che perciò ci hanno votato, perché noi abbiamo cercato di trasmettere ai nostri soci un messaggio molto chiaro, preciso, quello di farli partecipare alla vita effettiva della banca, della loro banca, che è anche la nostra banca, ma principalmente della loro banca, quello di essere più presenti, quello di poterli informare di quello che facciamo. Difatti oggi ci stiamo già muovendo in questo senso. Abbiamo il nostro presidente Franco Castiello, che tu hai già più volte avuto modo di intervistarlo. Ha parlato di oltre che di un progetto tecnico della banca, anche di un progetto sociale della banca, che è una cosa che viaggia assieme. Noi l'avevamo quasi dimenticato, per ovvi motivi, non voglio scenderci sopra per non fare polemiche. Però è importante perché la nostra banca, le BCC in genere, devono seguire non solo il programma economico, ma devono seguire anche un programma sociale, e quello di stare vicino alla gente, di stare vicino ai bisognosi, di dare possibilità a chi non le ha di poter sostenere gli studi o fare altre cose, tra medicine, altre, senza scendere in tanti particolari. Noi questo programma lo vogliamo mettere in atto. E il Presidente già si è mosso in questo senso, poi sta facendo i famosi comitati di zona, abbiamo già deliberato in questo senso, abbiamo anche deliberato per il problema di dare incarichi ai legali in modo, facendo una graduatoria e a rotazione, che è il principio generale di una vera democrazia, che è questa. Sarà pubblicato a giorni. Siamo andati oltre, abbiamo pure approvato un bando per una selezione di 20 giovani tra soci e figli dei soci per fargli fare un corso di formazione in modo da poter attingere a quella graduatoria nei momenti di bisogno della banca, come cassiere o come altri funzionari. Stiamo andando avanti per cercare di portare finalmente a una conclusione il discorso sulla fusione, perché questa banca ha un problema serio, quello di crescere ancora, perché è cresciuta, ha un patrimonio di 30 milioni di euro, non è poco, ha 60 dipendenti e non è poco, ma noi vogliamo fare di più, vogliamo farla crescere ancora di più. E abbiamo pensato che bisognava uscire fuori da questo territorio, perché questo territorio è stato già sfruttato. Non dimentichiamo che Vallo ha una quota di mercato, la nostra banca a Vallo ha una quota di mercato del 60%. Non è una quota per le nostre belle facce, è una quota che i signori clienti hanno preferito dare a questa struttura. Voi perché c'è un'accoglienza degna per loro, c'è un'equipe di dipendenti che forse è il nostro fiore all'occhiello, anzi toglierei il forse, è il nostro fiore all'occhiello, c'è una direzione ottima, basata su persone che sanno il loro fatto e che stanno portando avanti questa struttura in modo efficiente. Abbiamo avuto i meriti dalla Banca d'Italia in tanti passaggi. E non voglio ripeterli, qualcuno forse li ha denigrati nel passaggio, noi invece li abbiamo sempre apprezzati perché ci hanno dato fiducia, ci hanno detto che dobbiamo andare avanti così perché la banca è buona, è strutturata bene e ha una forza di dipendenti che sono forse, senza nulla togliere alle altre BCC, una delle migliori strutture. Stiamo andando avanti, come stavo dicendo, su questa fusione. Abbiamo scelto di entrare su un territorio diverso dal nostro, diverso perché appartiene a un'altra regione, ma ha le nostre stesse radici, abbiamo la loro stessa cultura, abbiamo le stesse tradizioni, quindi è molto consone ai nostri valori. È una banca che ha avuto dei problemi, però è una banca che ha 6 agenzie, è una banca che ha circa 1.500 soci, ha un patrimonio di 12 milioni, ha qualche problema di sofferenza che abbiamo attentamente valutato con una relazione fatta da un'equipe della federazione, assieme coadiuvata da qualcuno dei nostri. Ci hanno dato una relazione, è stata studiata attentamente prima dalla direzione e poi dal consiglio,
e abbiamo deciso di mandare il progetto in Banca d'Italia, dove siamo andati a consegnarle di persona. Ci sono ottime possibilità anche di allargare su altri territori vicino a questa nuova struttura, che è quella della zona di Lauria, che è una zona molto molto importante, è una zona appetibile a parecchi. Pare che noi abbiamo delle chance per poterla sfruttare. Quindi noi non stiamo fermi, noi continuiamo a operare per farla crescere. Non penso che a breve tempo presenteremo la semestrale, non vi annuncio nulla, ma saranno dati, penso, abbastanza buoni. È un momento particolare per tutte le BCC, perché è una crisi generale che tutti toccate con mano, ma non solo nel nostro paese, ma è un problema mondiale. Addirittura si vedono fallimenti quotidiani. Io l'altro ieri ho avuto la possibilità di poter partecipare a un consiglio della federazione, consiglio di amministrazione della federazione, dove ho potuto guardare un po' i dati delle altre BCC, e vi garantisco che è un momento un poco, ma molto molto particolare. Ci sono delle fusioni in atto, come quella di Montecorvino, come quella di Altavilla Selentina, e questo non depone a favore delle BCC, ma purtroppo è anche il periodo che ci sta creando problematiche, ed è anche un periodo che il nostro governo non è che sta facendo granché, perché il problema di essere molto incerti, di non essere decisi sulle scelte da fare, crea un panico nel mondo economico, e ne abbiamo gli esempi con le borse, per questo salire e scendere le borse, che ci stanno facendo perdere un sacco di soldi, lo stiamo perdendo noi, li perdiamo noi cittadini, quindi non è che li perde qualcun altro. Però noi abbiamo la forza, perché il nostro territorio è un territorio, a differenza degli altri, abbastanza sano. Forse meno attività industriali, ma più attività piccole, artigianali, commerciali, che danno la possibilità di poter sviluppare lentamente, e quindi di poter uscire da questa crisi lentamente, perché non è un paese che ha grosse possibilità di avere subito supporti finanziari, no, questo non c'è, ma c'è quel piccolo risparmio che ci consente di andare avanti. Diciamo che noi nel 2012 contiamo di aver superato completamente quello che è successo nel 2010 e anche l'inizio del 2011, e di dare altri dati ancora positivi, perché se vedete nelle ultime statistiche fatte, nelle ultime graduatorie fatte da vari giornali sulle banche delle BCC, noi siamo a livello regionale la seconda banca dal punto di vista economico, e pare che ci indirizziamo addirittura a eguagliare quasi Battipaglia, ed è quanto dire che è la più grossa banca della Campania come BCC. Vanno fatti questi comitati per far sì che possano presentare nuovi clienti alla banca, possono dire chi sono quelle persone che si avvicinano o che vogliono avvicinarsi alla banca, possono invitare la gente ad andare in banca a operare con noi, hanno proprio questo scopo di far crescere le nostre banche, e queste andranno fatte su tutti i territori dove abbiamo le nostre agenzie, per far sì che l'agenzia della banca venga supportata da un gruppo minimo di 7 soci che lavorano quasi a fianco della banca, in modo silenzioso ma abbastanza proficuo, per far sì che la gente si possa avvicinare con tranquillità alla banca, dire chi è quella persona che entra in banca, perché può succedere che non sempre gli impiegati della banca possono conoscere tutti. Invece il comitato può fare anche questo, fare da biglietto di presentazione ai nuovi clienti che arrivano, può propagandare tutto quello che la banca mette in piazza da voler fare, iniziative. Loro hanno questo compito di poterle divulgare tranquillamente e dire avvicinatevi, perché noi facciamo, per fare un esempio, vogliamo mettere a disposizione una certa somma per acquisto di computer per i figli dei soci o per i soci, vogliamo fare un'iniziativa per le piccole e medie imprese. Allora loro hanno anche questa possibilità di poter allargare, questa conoscenza, quindi una conoscenza più diretta, più continua, che prima non esisteva. Se quello che si veniva a sapere quando si riusciva a dare una notizia così, facendo un passaparola. Invece oggi vogliamo fare un discorso mediatico, fare in modo che queste notizie arrivino nelle famiglie velocemente, che loro lo possono sapere in tempo reale, e quindi poi comportarsi di conseguenza, recarsi nelle proprie agenzie e chiedere quello che gli spetta di diritto. Cosa significa essere stato e continuare ad essere socio della Banca del Cilento, e poi essere stato nel consiglio di amministrazione, e poi essere
diciamo, ora essere vicepresidente di questa banca? Non è la carica che mi dà la forza di operare, di lavorare. Io sono legato alla banca da, essendo uno dei soci fondatori, quindi è una vita che sto dentro. Lo ero anche prima vicepresidente vicario, oggi sono vicepresidente. Io penso che le cariche sono l'ultima cosa. Quello che a me è sempre piaciuto è quello di impegnarmi a lavorare per questa struttura bellissima, realtà effettiva sul nostro territorio, una delle poche realtà che consente non solo di essere la banca del territorio, ma è una realtà che può fare da guida a questo territorio, fare da supporto a questo territorio. Non per questo è la banca del territorio, noi vogliamo allargare questo concetto e dobbiamo lavorare sempre di squadra, perché non esiste il singolo personaggio, esiste la squadra, esiste il consiglio di amministrazione, esiste lo staff della banca e noi dobbiamo lavorare di comune accordo a raggiungere tutti lo stesso obiettivo, a farla crescere. È l'interesse nostro di chi viene dopo di noi. Io oggi ci sono, domani non ci sarò. È chiaro che questo è un invito che io faccio alle generazioni più giovani di seguirci, di stare più vicino a questa banca, di crederci, perché effettivamente può essere un riferimento per tutti.